l'incontro che abbiamo organizzato questa sera si inserisce nel progetto di valorizzazione della biodiversità calabrese. E con questo evento noi vogliamo presentare il grande patrimonio di biodiversità che abbiamo qui in Calabria legato alla castanicoltura. Chiaramente abbiamo messo a confronto i nostri ecotipi locali anche con ibridi euro-giapponesi, con marroni, con altre piante, con altre castagne italiane. E nel corso di questo incontro noi affronteremo varie tematiche. Si parlerà degli aspetti legati alla produzione, quindi affrontiamo dal punto di vista economico l'importanza della castanicoltura, poi ci sarà un intervento che curerà gli aspetti agronomici per il rilancio della castanicoltura. Nello specifico io mi occupo della problematica fitosanitaria della castanicoltura calabrese. Sono stata nel corso di questi anni responsabile del progetto regionale del controllo biologico del cinipide del castagno, che in ordine di tempo è uno delle ultime problematiche fitosanitarie con le quali abbiamo dovuto fare i conti. E sicuramente sono tante le problematiche alle quali bisogna rispondere, però l'approccio che noi riteniamo sia quello più consono da utilizzare nel castagneto è sicuramente un approccio sostenibile, rispettoso dell'ambiente, quindi tutte le tecniche che si mettono in atto per contrastare i parassiti, sia animali che vegetali, devono essere delle tecniche rispettose dell'ambiente e sostenibili.